Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Finalmente ci siamo. Oggi è il giorno di debutto ufficiale di Angel. È il debutto ufficiale della seconda season di First Soldier. Quindi vedremo quali saranno quale sarà il continuo della storia di Young Sephiroth, di Young Angel e chissà ovviamente che fine hanno fatto Glenn, Lucia e Matt. Sono curioso effettivamente perché la storia è probabilmente una delle parti migliori di First Soldier in questa prima season e spero anche in questa seconda season, però ovviamente oggi siamo qui per parlare di tutto fuorché la storia, dato che la storia la guarderemo insieme e farò anche la reaction in live. Quindi vi aspetto ovviamente questa sera in live sul mio canale Twitch per guardare insieme la storia, commentarla e parlare ovviamente di tutto quello che succede. Quello che invece dobbiamo andare ad analizzare ora è questo, ovvero il fatto che abbiamo, come già predetto, anche se vabbè, sono cose con cui io, diciamo, quando parlo di predizione, non è tanto il fatto che me lo invento, è perché capita che spesso e volentieri su Discord ne parliamo con i ragazzi ovviamente della Gilda, ma in generale della community che seguono ovviamente il canale, e spesso e volentieri parliamo e facciamo supposizioni di quello che effettivamente arriverà all'interno del gioco, e una di queste è stato appunto il level cap che io personalmente avevo tra virgolette predetto, proprio per una motivazione molto semplice, ovvero il fatto che chi fosse arrivato durante l'anniversario e non avesse avuto la possibilità in generale di maxare i personaggi avrebbe in un modo o nell'altro potuto recuperare con questo evento e soprattutto avrebbe potuto recuperare il tempo perso grazie al level cap che ci sarebbe stato appunto dal livello 80 al livello 90. Come funziona? Ovviamente lo sapete benissimo, i personaggi passano semplicemente dal livello 80 al livello 90. L'evento ovviamente in sottofondo, comunque con l'evento compreso del Golden Bomb Rush che andremo a vedere tra poco. Quindi abbiamo i nuovi character stream che verranno sbloccati e ovviamente i personaggi raggiungeranno il livello 90. Abbiamo nuove battaglie praticamente nel Battle Colosseum invece, dove praticamente adesso avremo la possibilità di affrontare la torre azzurra. Torre azzurra che ci permetterà ovviamente di ottenere cristalli blu, memorie di specifici personaggi, e per accedervi avremmo dovuto aver compiuto almeno il piano 30 della torre eccetera. Quindi se non l'avete fatto affrettatevi. Successivamente ci sono nuovi piani che verranno aggiunti sempre nella Tower of Colosseum, per quanto riguarda ovviamente tutti gli altri, diciamo tutte le altre torri, quindi quella Ambra, quella Cerulea, quella Emerald, quindi Smeraldo, e quella Dorata, avranno la possibilità di avere altri piani, quindi dal 31 al 40. Successivamente introduzione del nuovo capitolo, del capitolo 1 della seconda season di First Soldier. Le immagini che abbiamo potuto vedere sono abbastanza interessanti. Mi sembra comunque che le premesse per essere un buon capitolo ci siano tutte. Vedremo effettivamente che cosa succederà. E poi siamo ovviamente al pezzo forte. Il pezzo forte che purtroppo, ancora una volta, è un banner limit break. Apro una piccola parentesi sui banner limit break, dato che il gioco li aveva presentati come dei banner speciali che sarebbero stati protagonisti all'interno del gioco poche volte, o comunque sarebbero stati dei banner più rari tra virgolette rispetto ai banner classici, ma qui la situazione ormai penso che si sia quasi invertita, cioè sono più rari i banner normali piuttosto che quelli limit break. È vero che stiamo uscendo dall'anniversario e quindi l'anniversario è stato una sorta di rinforzo per tutti quanti, che ci hanno permesso ovviamente di giocare e ci hanno permesso ovviamente di pullare i personaggi, però sinceramente parlando tutti sti banner limit break uno dopo l'altro hanno un po' rotto le palle, se posso dire sinceramente. Quindi non so cosa pensare, il banner lo analizzeremo a parte come sempre, però ci tenevo comunque a dirvi un attimo la mia opinione
questi banner limit break. Ovviamente banner limit break che daranno la possibilità di ottenere l'arma esclusiva di Angeal, ovvero Tranquility, dove appunto abbiamo un personaggio incentrato e soprattutto abbiamo un personaggio che farà fondamentalmente danni acqua, ovviamente per aiutarci con Ifrit. È una scelta abbastanza scontata. Non pensavo di avere un altro personaggio acqua, dato che comunque personaggi acqua ne abbiamo diversi in realtà, quindi non vedevo la necessità di averne un altro, però col fatto di avere la concomitanza della Guild Battle, che già è stata annunciata essere prevalentemente con debolezza fisica acqua, abbiamo anche il personaggio che farà comunque danni acqua, probabilmente per aiutarci con Ifrit, anche se in realtà Ifrit era debole al ghiaccio, quindi non so se ci sarà una doppia debolezza o se fondamentalmente è un personaggio pensato solo ed esclusivamente per la Guild Battle, perché a me viene in mente Ifrit, però se parliamo di Ifrit ci dobbiamo anche ricordare che parliamo di ghiaccio, quindi non lo so, è una scelta un po' particolare. Sicuramente sarà un personaggio utilissimo nella Guild War, nella Guild Battle, perché appunto la Guild Battle sarà acqua fisica. Infatti abbiamo un'arma che effettua 940% danno fisico acqua su single target, e in più abbiamo un nuovo effetto che è il Veil, quindi il velo, che viene praticamente convertito con il 10% degli HP massimi del nostro personaggio, e addirittura meccanica di provoke. Meccanica di provoke sulla quale io avevo puntato tantissimo su Angeal, quindi anche questa posso dire di aver azzeccato fondamentalmente, perché era una di quelle meccaniche che ritenevo, non dico fondamentali, però comunque ti permettono già di variare un pochettino la tua strategia. Inoltre, anche su Dissidia per Omnia, il personaggio di Angeal aveva la possibilità per l'appunto di fare una sorta di pseudo tank un po' offensivo. Quindi io mi ricollego sempre su Opera Omnia, e quando rispettano le volontà, tra virgolette, dei personaggi di Opera Omnia, è sempre una cosa che mi fa piacere. Nuovo effetto, il velo, Veil, che praticamente blocca una certa quantità di danno che si basa sul massimo HP del personaggio che lo esegue. E quando viene distrutto questo velo, il danno che appunto viene calcolato in eccesso viene subito. Se un nemico, quindi un nostro avversario, attacca il velo, l'attacco di per sé viene nullificato e l'effetto viene associato ovviamente a quel tipo di attacco, che potrebbe in un certo senso anche non avere effetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il nostro avversario ci attacca e praticamente il danno del nostro avversario viene nullificato dal velo, tutti gli altri effetti che praticamente sono associati a quell'attacco vengono annullati. Che vuol dire? Che se il nostro avversario effettua un attacco che ci toglie HP o comunque ci fa danno e in più ci infligge uno status negativo, questo status negativo non si applica. Quindi il velo ci consente non solo di non subire il danno, ma ci permette anche di prevenire lo status negativo. Nuovo effetto, provocazione. Ovviamente gli attacchi vengono indirizzati verso il soggetto che utilizza provoke, quindi un po' come abbiamo visto su Rud con appunto i Turks, quando abbiamo sfidato i Turks, stessa cosa Angeal. Mentre invece il vestito che abbiamo a disposizione è un vestito ovviamente Arcanum, quindi Waterblade Arcanum, però con la prima ability che praticamente ci consente di incrementare sia la difesa fisica che la difesa magica di tutti gli alleati. Quindi un costume eccezionale da questo punto di vista. Poi abbiamo l'ultimate di Kaizit, che già ovviamente conosciamo, e poi le Mako Gem, al solito sappiamo in cosa convertirle, ma del banner ne parleremo poi. Abbiamo anche un banner speciale che ci viene offerto ovviamente in concomitanza con quello che sarà il banner limit break di Angeal, dove appunto abbiamo la possibilità di avere almeno un'arma 5 stelle garantita per il personaggio di Angeal. Costa praticamente una multisummon 2000 cristalli rossi e abbiamo la possibilità ovviamente di poterla effettuare, cioè di poter effettuare diciamo le pull in questo banner. Poi Guild Battle numero 4, come detto in precedenza la nuova Guild Battle sarà giorno 24 di ottobre,
E ovviamente il boss viene specificato qui sotto. Eccolo qua. Nella battaglia di Gilda numero 4 gli attacchi fisici acqua saranno efficaci. Quindi ormai sappiamo benissimo quali personaggi potranno essere utili in questa Guild Battle. Successivamente abbiamo il Reawakened Golden Bomb Rush, quindi nuovo evento del Bomb Rush rimodernizzato per il livello 90. Quindi avremo la possibilità appunto di poter sconfiggere le Golden Bomb per ottenere le Golden Bomb Metals e ottenere oggetti da scambiare all'interno dello shop. La campagna del nuovo capitolo, che è già attiva praticamente da ora, dove abbiamo la possibilità di avere praticamente per 14 giorni, quindi per 2 settimane, una multisummon gratuita al giorno. Successivamente abbiamo le missioni dove facciamo salire di livello Angil e ovviamente abbiamo la possibilità di ottenere i ticket per ottenere armi garantite di Angil, le sue memorie e tanto altro. Successivamente abbiamo anche, per un tempo limitato di tempo, Angil, Red e Zac guadagneranno esperienza incrementata del 200%, anche perché molto probabilmente saranno loro tre i protagonisti della torre nuova che è stata praticamente aggiunta, quindi consentiranno praticamente ai tre personaggi di quella torre di poter livellare esclusivamente insieme. Successivamente abbiamo i login per ottenere fino a 1500 gemme totali per ogni login, diciamo, di tutti questi 14 giorni o comunque in generale per questi giorni. E poi successivamente abbiamo i pacchetti speciali che possiamo acquistare all'interno dello shop, che ci consentiranno di ottenere ticket di armi esclusive, memorie e ovviamente parts, weapon parts di Angil. Abbiamo anche le missioni che ci permetteranno di ottenere ticket per ottenere armi di Angil, Mitri Lore, eccetera, eccetera. Quindi una campagna comunque abbastanza abbondante. E in più abbiamo una nuova area per il Chocobo, nuova area aggiunta appunto per i Chocobo, che sono Junon 1, Junon 2 e Junon 3, che verranno aggiunte alle spedizioni dei nostri Chocobo. Non credo che ci sia altro, no, perché queste sono tutte le notizie vecchie, e quindi questa era la carrellata di notizie generali che praticamente abbiamo all'interno del gioco. Quindi livelli 90, nuova torre, nuovo personaggio, nuovo capitolo, abbiamo diverso content per passarci fondamentalmente di nuovo il tempo su Ever Crisis. Detto ciò, io vi aspetto con il prossimo video, che sarà l'analisi per l'appunto del banner di Angil. Vi ricordo anche che se non avete una gilda, siete italiani e giocate Ever Crisis, abbiamo ancora qualche posto disponibile nella gilda 2 e ovviamente all'occasione effettueremo scambi e avremo la possibilità di collaborare per creare un unico gruppo coeso che speriamo possa effettivamente continuare sulla strada che sta sulla strada che stiamo percorrendo fino a questo momento. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.